Wow, ragazzi, e bentornati. Oggi vedremo il grande colpo. Fucile pesante Art Deco, fucile pesante che infligge danni ingenti e respinge parecchi nemici in un'area ampia, ma a corto raggio. È penalizzato dalla scarsa capienza del caricatore e dagli elevati tempi di ricarica. Questa pompa purtroppo possiede solamente due colpi, ha una ricarica lenta, sì è vero, ma noi fortunatamente abbiamo messo una perk di velocità di ricarica, semplicemente perché preferisco perdere un po' di danno critico ma poter ricaricare i due colpi molto più in fretta per poterli risparare successivamente con appunto più velocità. A differenza comunque del ben servito, questo qua è un pompa multi-target, ciò significa che sarà possibile uccidere più di uno zombie con i colpi, assolutamente sì, è molto più semplice anche rispetto a ben servito riuscire a colpirne più di uno. E oltre ciò possiede anche un impatto che è di gran lunga superiore. Ricordiamo che oltre all'impatto è importante guardare anche la respinta. In questo caso comunque il colpo fa sì che riuscirete a sbalzare qualsiasi zombie, magari a interrompere uno smasher dalla sua camminata. Il danno su colpo critico diciamo che è abbastanza considerevole, comunque su questa build ovviamente. Spara abbastanza velocemente, con la perk di ricarica ricarica anche abbastanza velocemente. E ciò rende questo pompa veramente molto più versatile dell'altro. Se con il ben servito comunque eravamo molto limitati per quanto riguarda il multi-target e quindi eravamo ottimizzati per il single target, questo discorso appunto non vale per il grande colpo, in quanto riuscirete a utilizzarlo sia sul single target sia sul multi-target. Diciamo che comunque non riesce ad arrivare al danno critico che riusciva ad arrivare il ben servito, però rispetto sempre adesso riusciremo comunque a spammare con una velocità molto più elevata, quindi a controllare meglio orde di zombie. E poi ragazzi, potrete utilizzarlo anche contro i single target, contro gli smasher grossi. Ovviamente non andranno giù molto facilmente come nel video di ieri, però nel complesso diciamo che gestire una missione con questa pompa è molto molto più versatile. Chiaramente è inutile utilizzarlo da una distanza anche media, perché dovremmo sempre utilizzarlo da una distanza molto molto ravvicinata. In questo caso ragazzi, io questa volta come ho trovato questo pompa? In questo caso ragazzi, ho trovato un'ultima perk particolare per questo set. Sebbene abbiamo visto tutto il set comunque con le perk che aumentano in base agli elementi eccetera eccetera, in questo caso abbiamo i danni base aumentati su stordimento oppure su respinta. Ciò significa che non leghiamo appunto quest'arma all'ultima perk e quindi di conseguenza andiamo a percarla in base all'ultima perk. Ho deciso di farla acqua per il momento per mostrarvela comunque al meglio, visto che comunque queste armi non si possono fare fisico oppure energia. Nello stato attuale del gioco ci sono molte, anzi tutte le missioni a 4 giocatori sono solamente fuoco. È possibile che troviate tempeste d'acqua di natura nelle missioni non 4 giocatori, attenzione. E per tale ragionamento in questa stagione la tengo d'acqua. Allora, adesso questo pompa devo dire che comunque si avvicina già molto di più al mio stile di gioco rispetto comunque anche al ben servito di ieri. Stiamo paragonando fin troppo i due pompa, ma è giusto che sia così, perché se ci esce un set con due armi della stessa tipologia è ovvio che faccio un mezzo paragone per cercare di capire quale delle due è meglio portare su o no. Beh, comunque essendo che gioco veramente tanto a salva al mondo, problemi di risorse fortunatamente ancora non ne ho, però è giusto anche che ognuno di voi si faccia una propria idea e cerchi di capire quale dei due si avvicina più al proprio stile di gioco. Comunque, il grande colpo in sé mi piace come pompa, ma non lo sostituirei mai all'intimidatore, mai neanche al pulsar 9000, neanche allo shot staccato, se devo essere sincero. Insomma, per quanto riguarda i fucili pesanti possiamo dire che siamo abbastanza viziati per il momento. Questo sicuramente non sarà un'opzione di crafting superiore a quelle che abbiamo già, no? Cioè, dai, vogliamo veramente sostituire o il pulsar 9000 o intimidatore a questo qua? Non penso, entrambi sono meglio in tutto. Comunque, ho visto molto spesso la domanda: Kino, come faccio a ottenere le armi Art Deco? Lo dissi l'altro giorno in live e lo dissi anche nel video del rapporto di stato di casa base. Ora queste armi sono ricercabili dal registro al costo di 100 flussi e qualche manuale d'addestramento. Io ragazzi spero che il video sia stato abbastanza chiaro, spero soprattutto che vi sia piaciuto. Ci tengo a ribadire che comunque portiamo sul canale tutte le armi indifferentemente comunque dalla loro potenza o meno. Cerco sempre comunque di portarle nella maniera più boostata possibile per cercare comunque di potenziare il loro danno
al massimo. Insomma ragazzi, in poche parole, non entrate in missione con un pompa del genere senza una build adatta ai pompa. Non penso serva che lo dica io. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, se fosse così lasciate solo un bel pollicione in su. Vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video. Il codice da inserire nell'item shop di Fortnite se volete supportare la crescita di questo canale lo sapete, KinnoTV. E ricordatevi che se lo utilizzate entreranno molti più colpi critici col lanciarazzi mitico. Bella bella!